Sono le 6 esatte, io sono felice di salutare tutti, buonasera, bentrovati, bentrovate sul canale di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Questa sera discutiamo di un libro dal titolo Europeanization and Memory Politics in the Western Balkans, ovvero europeizzazione, che in italiano è una parola abbastanza brutta, ma è fondamentale, e politica e della memoria nei Balcani occidentali. Questo volume è curato da Anna Milošević e Tamara Trošt ed è pubblicato da Palgrave in questi giorni, ore poi ce lo racconterà una delle curatrici. E ne parliamo infatti con Anna Milošević, che è ricercatrice postdottorato al Leuven Institute for Criminology o anche Lovanio in Belgio. E che appunto insieme a Tamara ha curato un volume con una serie importante di contributi attorno alle parole chiave elaborazione del passato, memorie collettive, identità, integrazione europea dei Balcani. Tutti i temi di cui ci occupiamo a Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa da quando esistiamo, cioè da ormai 20 anni. E ci sono infatti sul nostro portale tanti articoli dedicati a questo tema, frutto di contributi di tanti autori diversi, interviste, approfondimenti. Seguiamo l'attualità perché sul tema, nonostante si parli di storia, c'è tanta attualità. Abbiamo dedicato a questi temi progetti di ricerca storica e sociale, abbiamo realizzato più di un documentario, tanti eventi anche internazionali nel tempo, Cattive Memorie, Est Ovest. Un lavoro addirittura rivolto alle scuole sul tema della memoria al confine italiano, sloveno, croato. Oggi parliamo di questo volume, appunto appena uscito, che sta per uscire, insieme naturalmente a Marco Abraham, collega di Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa, che è il nostro storico di punta, oltre che ricercatore da noi, e ha lavorato più di tutti naturalmente su questi temi. Anche adesso è impegnato non a caso su un tema legato alla memoria della città di Fiume in fase di conclusione, ma anche stiamo lavorando con Marco anche a rimozione della storia, in questo caso con una vicenda dimenticata dei prigionieri di guerra balcanici in Trentino. Ma non stiamo per parlare di noi, vogliamo parlare di questo volume, dei conflitti degli anni 90 che insieme alla Seconda Guerra Mondiale hanno prodotto conflitti di memoria, conflitti di memoria perché ci sono culture della memoria ancora confinate etnicamente quando parliamo di questi temi nei Balcani. Interpretazioni divergenti della storia che innescano tensioni tra paesi e mettono in discussione anche la stessa prospettiva di integrazione europea. Di sicuro non esiste ancora, o non esisterà mai, vedremo, una comprensione condivisa delle guerre degli anni 90 e appunto di questa prospettiva europea rispetto al tema, e anche di come inserire queste vicende degli anni 90 nella comune narrazione storica dell'Unione Europea. Sembra che esista solo una. In questo volume tanti autori diversi sotto appunto coordinamento di Anna e di Tamara, esaminano queste guerre di memoria, la loro dimensione europea e cercando di capire in che modo sostengono o contrastano proprio questa europeizzazione. Sul perché questa memoria sia costantemente negoziata, presentata, adattata, ignorata nel processo di integrazione europea che si trascina purtroppo da molto tempo, ma che ha anche nella questione dei conflitti della memoria una sua ragione. Dunque, cedo molto volentieri per prima la parola ad Anna perché ci possa spiegare innanzitutto le ragioni di questo libro e quanto in particolare il processo di integrazione europea ha influenzato la memoria collettiva nei Balcani. A te la parola, Anna, e benvenuta. Grazie Eloisa. Innanzitutto grazie per questa opportunità, insomma, di presentare il nostro libro. Io e Tamara abbiamo lavorato parecchio con i nostri autori, insomma, abbiamo cercato di portare casi che riguardano tutti i paesi dei Balcani occidentali per appunto capire
quale è stato l'impatto di questo processo di europeizzazione della memoria che sta succedendo a livello transnazionale, insomma, qual è stato l'impatto di questo processo appunto nei paesi dei Balcani occidentali. Detto ciò, io mi sono interessata a questo tema tanti anni fa, perché ormai sono 12 anni che vivo a Bruxelles, e ho fatto, a parte della carriera accademica, ho fatto pure altri lavori, diciamo, a livello politico, diplomatico, e mi sono sempre occupata del processo di europeizzazione dei Balcani, della integrazione europea. E a un certo punto mi sono chiesta, insomma, qual è il ruolo che ha la storia in tutto il processo della europeizzazione, in tutto il processo della integrazione europea. E allora, facendomi questa domanda, sono andata un po' a capire e scoprire le cose, e mi sono occupata del museo La Casa della Storia Europea, che è un museo del Parlamento Europeo, cercando appunto di capire fino a quale punto, insomma, storia veramente importa in tutto questo processo dell'integrazione europea. Poi sono andata a fare il mio dottorato, e appunto il mio dottorato di ricerca si esattamente occupava del processo di europeizzazione e il processo dell'europeizzazione della memoria, che è un concetto completamente nuovo, e che quando parliamo di europeizzazione della memoria storica, ci abbiamo tutti quanti, cioè su base delle nostre discipline, ci abbiamo tutti una idea diversa su che cosa vuol dire. Ad esempio Marco, che è uno storico, di sicuro avrà una sua idea su cosa vuol dire europeizzazione della memoria storica. Io, come una scienziata politica, diciamo, guardo più i processi, i policy building, guardo più come funzionano le strutture, istituzioni, e quello che comporta, diciamo, questo processo del livello della policy, più della diciamo, interpretazione della storia. E allora, per questo mio dottorato di ricerca, io ho esaminato, diciamo, gli effetti della europeizzazione della memoria storica comparando due casi, Serbia e Croazia. E, diciamo, la teoria che, diciamo, a un certo punto l'ho prodotta grazie a questo mio dottorato di ricerca, poi abbiamo applicata a questo libro. Allora, per farla veramente molto molto breve, molto molto sintetica, che cosa ho esaminato io in questi ultimi anni e anche che cosa abbiamo guardato in questo libro? Abbiamo guardato, diciamo, sin dall'inizio della storia europea, quanto è stato importante, diciamo, quanto è stato importante avere diciamo, un filo conduttorio, diciamo, una storia che connette, diciamo, il passato con il presente. E quando ho esaminato, diciamo, i primi anni della integrazione europea, diciamo, la vera nascita vera e propria della comunità europea, sono arrivata alla conclusione che nei primi anni, diciamo, del progetto europeo, quello che importava di più non era il passato, ma era il futuro. Non era importante avere, diciamo, un consenso su quello che era il passato, quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale, chi erano i vincitori, chi erano quelli che sono stati vinti, eccetera, eccetera. Perché la situazione era abbastanza chiara e c'era un certo consenso, insomma, su quello che fu la Seconda Guerra Mondiale e quello dove volevamo arrivare. In un certo senso, diciamo, la radice del progetto europeo in quegli anni là, insomma, che poi si è un po' trasmesso anche negli anni fino al presente, è stato, diciamo, stata la storia della riconciliazione fra Germania e la Francia. E questa storia, diciamo, di come superare le animosità del passato, come superare quello che è stato il passato molto traumatico, insomma, e molto dolente, è stata una storia che, diciamo, ha creato una base, diciamo, una narrativa che poi si è trasmessa negli anni e anni, insomma, è rimasta presente pure ora. Allora, a parte della storia della riconciliazione fra la Francia e Germania, ci sono stati altri momenti, altre rotture, diciamo, molto importanti, storicamente parlando,
nella storia dell'integrazione europea, come ad esempio 1989, quando abbiamo avuto questa rottura, diciamo, con il passato comunista nei paesi in Europa dell'est, soprattutto Europa centrale e anche nei paesi baltici. E questo rappresenta, diciamo, il secondo momento in italiano, non sono abituata a parlare del mio lavoro in italiano. È stato, diciamo, il secondo elemento più importante della storia della comunità europea, quello che è poi plasmato fino a un certo punto, è plasmato quello che vediamo adesso come la vera e propria politica della memoria europea, quella transnazionale. Allora, parlando di anni 90 e poi di 2004, quando questi paesi sono diventati paesi membri della comunità europea, abbiamo visto che è successo un cambiamento, diciamo, insomma, nel livello delle istituzioni, nel livello come la comunità europea sta rappresentando se stessa e come parla del proprio passato. Allora, siamo passati da avere un consenso su quello che c'è stato la Seconda Guerra Mondiale, quando i paesi membri della comunità europea erano paesi principalmente che venivano dall'ovest europeo e avevano più o meno, diciamo, le esperienze simili, a parte la Germania e fino a un certo punto anche l'Italia. Siamo passati ad avere un tot di membri della comunità europea che non avevano, diciamo, i stessi fondamenti, non avevano la stessa storia di quelli che furono i membri fondatori della comunità europea. Allora, portando questi membri nuovi membri della comunità europea che venivano dell'est europeo, è stata importata una storia che fino allora non esisteva, diciamo, a livello europeo, e mancava questa comprensione del processo mancava questa comprensione della storia, appunto, e anche all'apprezzare quello che sono state le esperienze positive sia negative dei paesi dell'est, dell'Europa centrale, anche i paesi baltici, che non solo avevano diverse esperienze durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche nel dopo Seconda Guerra Mondiale avevano esperienze sotto, diciamo, i regimi che erano autocratici e anche fino a un certo punto totalitari. Per farla veramente, veramente breve, quello che è risultato, diciamo, a livello europeo, perché dovevo spiegare un po' come siamo arrivati a questo punto, quello che è poi risultato, diciamo, dell'enlargement, del processo di allargamento della comunità europea, è stato di utilizzare, diciamo, di cercare di trovare un punto in comune fra tutte queste storie, diverse esperienze che diversi stati membri hanno avuto durante la Seconda Guerra Mondiale, anche dopo Seconda Guerra Mondiale, cercare di trovare un punto in comune e di introdurre una sorta di riconciliazione. E questo processo, che adesso lo chiamiamo europeizzazione della memoria, è stato, diciamo, supportato, aiutato da lavoro di diverse istituzioni europee, in primis Parlamento europeo, che ha prodotto un numero di risoluzioni che riguardano i momenti più importanti della storia europea dei paesi membri. Allora, se volete scoprire di più, diciamo, di questo processo di evoluzione, diciamo, della politica della memoria europea, ci sono diversi articoli, diversi libri che trattano questo argomento, però finora non c'è stato un libro che esaminava questi processi in paesi che ancora non sono paesi membri, come paesi dei Balcani occidentali. Allora, qui penso che il nostro libro viene molto, molto utile, non solo per i ricercatori, però anche per le persone che si occupano attualmente del processo dell'integrazione europea e seguono un po', diciamo, l'allargamento della comunità europea, perché dà una prospettiva molto, molto unica nell'osservare quali sono gli effetti diciamo, queste politiche europee della memoria su
sette paesi dei Balcani occidentali. Allora, questi sette paesi dei Balcani occidentali chiaramente non sono tutti allo stesso livello, diciamo, non sono tutti quanti preparati o pronti, diciamo, nella ugual misura per diventare membri europei. Alcuni paesi sono più avanti, alcuni si stanno preparando, alcuni come ad esempio la Macedonia del Nord, che mi viene molto difficile da pronunciare. Sono paesi che sono per diversi anni aspettando di entrare in negoziazioni e di diventare paesi membri, però sono stati ostacolati, diciamo, proprio per motivi della storia, motivi della, diciamo, interpretazione della storia e anche la memoria, diciamo, collettiva. Perché ultimamente, sono sicura che qualcuno del pubblico avrà qualche commento, ultimamente Bulgaria è uscita con questa idea all'ultimo momento che, diciamo, che la lingua che utilizzano in Macedonia del Nord non è macedone, ma è diciamo un dialetto del bulgaro. Allora, per diciamo farla veramente molto molto sintetica, io penso che, insomma, il nostro libro non solo dimostra che, diciamo, questi problemi bilaterali che esistono fra paesi nei Balcani e anche con i loro vicini, questi problemi, insomma, non sono, diciamo, un sintomo balcanico, come spesso molti pensano, ma sono una cosa che stava succedendo già nel processo della integrazione europea, anche nel passato, e sono, diciamo, dispute bilaterali sono molto 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 sintomatiche del processo di allargamento della comunità europea. Allora, quello che abbiamo cercato, diciamo, di spiegare in questo nostro libro è stato, diciamo, impatto differenziale che il processo dell'europeizzazione della memoria ha sui paesi dei Balcani occidentali. Questo che vuol dire? Più un paese è avanzato nel processo della, diciamo, integrazione europea, più ci sono le possibilità che questo paese sta cercando di adeguarsi a quello che sono, diciamo, le storie, le interpretazioni, le policy, le risoluzioni del Parlamento europeo che riguardano, diciamo, la memoria storica. Cercano un po' di emulare questo modello europeo, un po' di riprodurre gli stessi elementi, insomma, che sono stati perpetuati dalle istituzioni europee nei anni passati, e cercano di adeguarlo e metabolizzarlo in qualche modo, però sempre cercando, insomma, di proteggere le proprie, come dire in italiano, sempre cercando di proteggere l'ufficiale politica della memoria, quella che esiste in paese. Perché fondamentalmente, cioè, abbiamo visto che il processo dell'europeizzazione cerca di trovare, diciamo, un punto in comune fra diverse interpretazioni della storia. Però a lungo termine, quello che il nostro libro dimostra molto chiaramente, non ci sono grandi cambiamenti, perché nessuno è pronto, nessun paese europeo, e non solo i paesi dei Balcani occidentali, nessun paese europeo è pronto a rinunciare, diciamo, al monopolio che ha sulla propria storia. E questo comunque pensiamo, e questa è una delle nostre conclusioni, che rimarrà per lungo tempo, insomma, il problema dell'allargamento della comunità europea. Perché, come abbiamo visto nel passato, ad esempio quando Slovenia, che era il primo paese che stava diventando paese europeo, quando Slovenia voleva diventare paese europeo ha avuto tantissimi problemi con l'Italia, ad esempio sulla questione di Foibe, sulla questione di esodio di italiani di Dalmazia, di Fiume. Marco di sicuro avrà una domanda su questo, e Dalmazia. E poi, dopo che Italia, insomma, diciamo, ha condizionato in qualche modo Slovenia, dicendo voi che entrate vi dovete pentire,
Poi Slovenia ha fatto la stessa cosa con la Croazia sulla frontiera marittima e poi Croazia ha fatto la stessa cosa con la Serbia e Serbia probabilmente lo farà con altri paesi, eccetera, eccetera. Insomma, è un cerchio che pare che non sta finendo più, insomma è un loop continuo della storia e della memoria dove, come il nostro libro chiaramente dimostra, pare che il processo di europeizzazione non ha portato a nessuna riconciliazione, non ha influenzato, diciamo, in modo durevole e veramente trasformativo, insomma, a quello che sono le interpretazioni dei paesi dei Balcani occidentali. Allora, io penso, non so per quanti minuti ho parlato, però se vogliamo scendere in dettagli, vogliamo scendere e esaminare i casi specifici, insomma, che sono stati trattati nel nostro libro, lascerei magari il tempo per quello. Mi sembra che tu abbia innanzitutto fatto un'introduzione brillante e mi sono scordata di dire all'inizio che ti ringraziavamo perché provavi addirittura a fare in italiano, non dando, ahimè, per scontata una cosa che scontata non è, e mi fa quindi estremamente piacere aver ascoltato per una volta tematiche accademiche nella lingua madre con così tanta grazia. Non so, Marco, se vuoi subito prendere la parola tu per un po' di commenti e poi sono sicura che torneremo sui singoli casi, visto che appunto ce ne sono veramente tanti. Marco, appunto, nel fare una lettura critica del tuo libro, ha domande e considerazioni da fare, e quindi lascerei volentieri a lui, l'esperto del gruppo, la parola. Grazie e grazie davvero Anna per aver insomma accettato di presentare il tuo lavoro qui appunto in italiano, quindi facendo uno sforzo ulteriore in maniera estremamente brillante. Quindi insomma sono temi che, come ricordava Luisa, hanno accompagnato la storia di Osservatorio e speriamo che per questo interessino molto anche al nostro pubblico. Ci sono davvero tante cose interessanti, tanti stimoli, tanti spunti in questo volume. Ci tengo a sottolineare in primo luogo il fatto che, appunto, già lo accennava Anna, è un volume attuale, è un volume che serve davvero a capire quello che succede oggi, a capire tanti aspetti dell'intreccio tra le politiche europee e le politiche locali. Citava Anna il caso bulgaro-macedone recentissimo, basta guardare alla cronaca delle ultime settimane, degli ultimi mesi per rendersi conto di quanto questi temi siano sempre nell'agenda, diciamo, politica di molti paesi nella regione, nel sud-est Europa, ma non solo. Quindi il caso bulgaro-macedone, ma appunto parlando anche di Fiume, quindi previsto che veniva evocato, un episodio interessante che secondo me leggere questo libro aiuta a capire, leggere anche i lavori precedenti di Anna, mi sentirei di dire, è ad esempio la posa della stella rossa sul grattacielo di Fiume di quest'anno. Fiume quest'anno capitale europea della cultura, quindi vetrina della cultura europea, enorme dibattito, enormi tensioni e dibattito proprio su questa rappresentazione. Da una parte gli organizzatori che, riferendosi al framework della memoria europea antifascista, dicono sì, noi possiamo mettere una stella che ricorda i caduti partigiani che hanno liberato la città dal punto di vista da questa visione dal nazifascismo. E dall'altra invece i gruppi di destra, ma non solo, che invece riferendosi a un altro framework della memoria europea, quello antitotalitario, chiamiamolo così, ribattono il fatto che quello è un simbolo di un regime totalitario che non può stare là. Nel dibattito entrambi fanno riferimento a Bruxelles e al framework della memoria europea. Attraverso questo libro si capiscono queste cose, si capiscono queste dinamiche, e appunto il lavoro di Anna e di Tamara è importante perché appunto già altri studiosi, mi viene da ricordare Vieran Pavlakovic, Nicolas Moll, Jelena Subodic, tanta gente ha cominciato a riflettere sull'incrocio, sulla contaminazione tra memory studies e studi di allargamento. Però questo è davvero, davvero il primo lavoro regionale che ci permette una comparazione, ricordava Anna, tra diversi livelli e, diciamo, paesi post-jugoslavi, ecco, forse una cosa sarebbe interessante un giorno
cominciare a ragionare anche sull'Albania, nel senso che c'è una nota molto chiara nel libro che spiega perché non è stata inclusa l'Albania ed è assolutamente condivisibile, però anche lì, se pensiamo all'europeizzazione di una figura come quella di Skanderbeg, sarebbe interessante capire un po' di più quelle dinamiche. Però ad esempio c'è il Kosovo, del Kosovo si parla sempre molto poco, e c'è quindi l'articolo, il saggio sul Kosovo è molto interessante e tra l'altro include anche una prospettiva di genere molto inedita, ecco, che anche l'ho apprezzato molto. Quindi multidisciplinarità, tanti giovani studiosi, dottorandi, quindi anche questo secondo me molto importante, nuove voci, nuovi lavori veri e propri di ricerca fatti sul campo. Appunto nella migliore tradizione dei memory studies, tanta interdisciplinarità, l'arte, ad esempio, insomma, che è sempre un ambito interessante per fare politiche della contromemoria, no? E naturalmente sì, non è un lavoro generoso con la politica dell'Unione Europea, diciamo che ci sono, tira fuori tante questioni, tante perplessità, le contraddizioni, però lo fa appunto soprattutto spiegando i meccanismi, spiegando l'incrocio tra dinamiche top down e bottom up, dal basso, dall'alto. Chiama in campo, ci pone la nostra attenzione sulla molteplicità degli attori, attori statali, attori non statali, informali, che partecipano a quella che è la pratica fondamentale per capire le politiche della memoria, le memorie collettive, cioè il negoziato, no? Il negoziato tra diverse visioni. Quindi ecco, insomma, non so se si capisce, a me è piaciuto molto il lavoro e appunto già dai lavori precedenti di Anna avevo imparato tante cose. E credo che aiuti non solo gli accademici, non solo noi ricercatori a ragionare su queste dinamiche, ma anche appunto ai cittadini a capire quali sono i rapporti tra Unione Europea e tra, diciamo, le istituzioni dell'UE e i paesi, le società civili, eccetera. Ora, anch'io non voglio rubare troppo tempo, avrei quattro commenti, quattro punti sui quali mi piacerebbe sentire la tua opinione, e provo a magari a riassumerli rapidamente, e poi dopo tu vedi su quali ti vuoi soffermare o quali possono anche rimanere lì per il futuro. E questo però ci porta già un po' nei paesi. Perché il primo tema che questo libro approfondisce finalmente in maniera molto molto attenta è quella della politica della condizionalità. Già lo dicevi, quanto la condizionalità è efficace e quanto poi in realtà nel caso della Croazia, che è quello più approfondito, è quello a cui sono dedicati i più saggi e secondo me anche con l'impostazione più attenta, no? E qua si sottolinea come appunto finalmente si prova una cosa di cui si è parlato tanto, di come la reversibilità, diciamo, dell'influenza dell'Unione Europea sulla Croazia. Per spiegare un po' meglio, all'ingresso nell'Unione Europea, diciamo, quelli che sono stati giudicati tanti passi avanti rispetto alla revisione della Seconda Guerra Mondiale, degli anni 90, e poi invece dei passi indietro. E mi pare che appunto gli articoli qui spieghino bene questa cosa e vadano anche oltre, cioè spieghino anche come, cioè non solo che quel processo è reversibile, ma anche che aveva delle sue debolezze molto intrinseche. Mi pare, faccio un esempio, per molto tempo si è detto quanto la nuova mostra di Jasenovac fosse qualcosa di un importante risultato della politica della condizionalità europea, se vogliamo, che ci fosse stata comunque una certa pressione per arrivare a un risultato migliore, diciamo, e il saggio di Aleksandra Zaremba mi pare che spieghi invece come già c'erano tante debolezze e c'era tanta rappresentazione di facciata, chiamiamola così, anche dentro quella rappresentazione. Però ecco, in realtà la mia domanda fondamentale è questa, perché cioè, la riflessione che facevo è che nonostante tutto questi saggi non riescono a star dietro alle evoluzioni più recenti, perché quest'anno c'è stata una svolta, una parziale svolta nelle politiche della memoria in Croazia.
c'è stata la presenza di Boris Milošević alla commemorazione dell'operazione Tempesta a Vukovar, ci sono state le autorità croate, Plenković, Medved, a Varivode, a Grubori, nei luoghi dove ci sono state vittime civili serbe. E quindi mi chiedevo come, secondo te, si spiega quest'ultima evoluzione che molti hanno guardato con un certo ottimismo, no? Conta ancora l'Unione Europea? È una pressione dell'Unione Europea su un governo Plenković moderato? Oppure alla fin fine, anche nelle svolte che consideriamo più interessanti, si tratta di calcoli politici interni, no? Quindi mi domandavo un po' questo. Non so, vai, se vuoi reagire. No, poi divento troppo complessa. Hai ragione, scusa. Sì, no, ti ringrazio, no, perché sono 7 paesi e sono dinamiche politiche della memoria molto diverse. Assolutamente. No, 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 ma non li facciamo tutti e 7. Allora, ti ringrazio molto per il commento che hai fatto sul nostro libro e che hai veramente apprezzato il nostro volume, perché veramente ci è voluto tanto lavoro. Tamara e io abbiamo lavorato parecchio, come hai detto te, ci sono delle persone, autori, scienziati che provengono dalle scienze politiche all'arte, storici, insomma, e ognuno di noi ha una prospettiva tutta sua e l'interpretazione tutta sua su cosa vuol dire europeizzazione della memoria. Allora, quello che hai detto all'inizio, insomma, di questi modelli, diciamo, della copia e incolla, che sono modelli che, diciamo, nascono a livello europeo, però cercano, diciamo, di in qualche modo di essere riprodotti o trasmessi a paesi che vogliono diventare paesi membri. La mia opinione personale da scientifica, insomma, anche da curatrice di questo volume e anche la conclusione del nostro volume, è che i modelli copia e incolla non funzionano. E questo si è chiaramente visto, diciamo, un po' dappertutto nei paesi dei Balcani occidentali, soprattutto in Croazia, come hai detto te, perché abbiamo visto che 3 di nostri autori hanno osservato Croazia, perché Croazia è l'ultimo paese membro, è un paese, insomma, che è dei Balcani occidentali, però che ha comunque avuto una storia dentro Jugoslavia, dopo Jugoslavia e poi anche come paese membro. Poi chiaramente è naturale che abbiamo dedicato tanti lavori, diciamo, esaminando questo paese. Allora, esaminando Croazia in particolare, come l'ultimo paese membro europeo, siamo arrivati alla conclusione che questo modello, diciamo, dell'utilizzo diciamo, delle politiche europee della memoria è molto, diciamo, porta tanti benefici ai paesi finché non diventano membri, perché una, diciamo, comunque politiche della memoria e in generale, diciamo, la politiche queste del simbolismo sono delle cose che sono state osservate molto attentamente durante il processo della, diciamo, integrazione europea di Croazia, e non solo di Croazia, ma anche di altri paesi. E come hai detto te, insomma, andare a passare una giornata in una commemorazione che riguarda anche le vittime dell'altro paese con quale Croazia è stata, diciamo, in conflitto, è stato sempre un atto che è stato osservato dalle istituzioni europee come un simbolo positivo che porterà eventualmente alla riconciliazione, alla avere relazioni di buon vicinato, alla democratizzazione, eccetera, eccetera. Tutti questi principi, diciamo, che sono stati in qualche modo parte della condizionalità, la famosa condizionalità, che comunque non prevede confrontarsi con il passato, perché se la condizionalità in qualche modo prevedeva di confrontarsi col passato, abbiamo avuto problemi anche nei diversi round di diversi altri allargamenti che ci sono stati nel passato. E perché se diciamo, pensiamo retroattivamente, come ho detto all'inizio del mio discorso, confrontarsi col passato non è stato mai importante, diciamo, all'inizio della storia della comunità europea, perché se qualcuno si doveva confrontare col passato, si doveva confrontare la Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, tutti questi paesi che, soprattutto Spagna e Portogallo, quando sono negli anni 70 e 80 diventati membri della comunità europea, nessuno si poneva il problema se bisogna confrontarsi in qualche modo col passato.
Quando sono arrivati i paesi, diciamo, balcanici, con il loro turno di diventare membri europei, allora la questione si è posta, chiaramente, perché ci sono stati stabiliti i tribunali, ci sono stati integrati, diciamo, le clausole che dovevano in qualche modo, fare pressione su questi paesi, insomma, di confrontarsi col passato legalmente, e qui penso al Tribunale dell'Aia, soprattutto, insomma, come uno dei requisiti e uno dei fondamenti della condizionalità. Allora, ritornando alla Croazia, perché Croazia e come Croazia, insomma, io non penso che adesso la situazione attuale, diciamo, gli sviluppi attuali, come hai detto tu di Milošević, che è andato alla commemorazione, che sono, diciamo, un esempio della politica della memoria europea, ma devono essere capiti, interpretati come la politica della simbologia, come dire, gli elementi della politica interna, completamente, che è quella che serve, diciamo, per i partiti propri, perché Milošević non fu il primo, diciamo, membro, diciamo, della minoranza serba che è andato mai in una commemorazione, e Pupovac pure nel passato, insomma, è sempre stato presente, ci sono stati diversi altri casi, però bisogna anche ricordarsi che, a parte delle presenze, ci sono state pure le assenze, come Alexandra Zaremba e Taylor McConnell spiegano nel nostro libro, che anche quando le minoranze sono state assenti delle grandi commemorazioni di Seconda Guerra Mondiale, tipo a Jasenovac, senza scendere adesso in dettagli, insomma, questi sono stati pure i momenti molto molto importanti, perché hanno fatto capire al pubblico, a noi scienziati e anche ai politici a livello nazionale e anche a livello europeo soprattutto, che quello che è politica della memoria in paese che sta cercando di diventare membro e quello che è la politica della memoria del paese che è diventato membro sono due cose completamente separate, perché non c'è questa pressione di dimostrare che il paese sta cercando di avere una politica della memoria inclusiva con le minoranze, di in certo modo confrontarsi con passato, avere rapporti di buon vicinato, perché se pensiamo solo al conflitto che c'è stato fra Croazia e Serbia, ad esempio, la immagine, quella iconica che viene in mente, è quella di Kolinda e Vucic che si stanno dando una mano così sul ponte di Erdut. E tu hai parlato del mio collega, mio carissimo amico Vjeran Pavlaković. Noi abbiamo ricreato questa scena qualche anno fa su quel stesso ponte. E la cosa più buffa, diciamo, di quella situazione fra il presidente croato e il presidente serbo è che, quando ci sono incontrati su quel ponte, la ringhiera, con la bella vista che fa vedere dove è la frontiera fra un paese e l'altro, è stata pitturata solo nella parte dove si sono stretti la mano. E questo, penso che questa scena, questo racconta tutto quello che c'è da dire sul processo della riconciliazione e le politiche, diciamo, della simbologia di riconciliazione nei Balcani. Grazie, grazie. No, sì, sicuramente sono le scuse, quelle che sono, su cui si è ragionato molto, no? Sulle scuse, le commemorazioni dei rappresentanti politici, insomma, hanno tutte le loro la loro dimensione di facciata e performativa, indubbiamente. E io volevo, se posso, andare avanti un po' quindi senza andare a, diciamo, riprendere ogni discussione, approfondirla, perché mi piacerebbe provare a toccare diversi aspetti, così da incuriosire un po' su diversi aspetti i nostri, chi ci segue. E un altro tema che io ho trovato interessante, che forse potrebbe avere sviluppi ulteriori, e su questo mi piacerebbe sentire la tua opinione, e forse è un tema anche che fa parte in generale degli studi sull'allargamento, ma non nello specifico forse finora negli studi sull'europeizzazione della memoria, sono gli attori con cui
gli altri attori internazionali con cui l'europeizzazione si confronta, tra virgolette. E nel saggio di Jelena Giurejnovic questo viene fuori molto bene, cioè ad esempio il protagonismo della Russia che, diciamo, in Serbia, stiamo parlando del contesto serbo, ha un'influenza sulle politiche della memoria locale. E il caso russo, basti pensare al giorno della liberazione di Belgrado, quindi al 20 ottobre, che ricorda, insomma, la liberazione del Belgrado del 20 ottobre 1944 fu un'azione congiunta delle forze dell'esercito jugoslavo, l'armata jugoslava e dell'armata rossa. Quindi, diciamo, si presta particolarmente a diventare una commemorazione in cui interviene anche la Russia di Putin di oggi. Però in altri saggi si vedono altri soggetti, sarebbe interessante quindi capire un po' di più quali sono, se c'è una funzione ad esempio appunto della Turchia, una funzione della, magari addirittura della Cina, che credo abbia tutt'altri interessi al momento, però chissà. Nel saggio di Zoran Vučkovac che parla, in cui si intrattiene sul caso di Prijedor e quindi anche della miniera di Omarska, si vede l'influenza delle multinazionali sui temi della memoria, e qualcosa si parla, diciamo, nel saggio su Jasenovac si parla anche un po' dell'influenza del Museo Memoriale dell'Olocausto americano, e quindi insomma sono molteplici forse, e mi piacerebbe saperne un po' di più se c'è qualche altra direzione di ricerca su questo. E l'ultimo punto è, forse anche i singoli paesi europei in realtà portano avanti delle agende di memorie proprie. Io penso a volte alle ambasciate che commemorano eventi, né ambasciate né in Serbia, in Croazia, e forse non sempre c'è una totale coerenza con la politica della memoria europea, e anche su questo forse sarebbe interessante ragionare. L'ambasciata italiana in Bosnia ha una presenza interessante da questo punto di vista, e quindi ecco, questi erano altri spunti che volevo provare a sottoporti. E quindi se vuoi ti lascio di nuovo, proviamo a scambiarci un po' così le opinioni. Beh, ti ringrazio per questa domanda e comincio subito a salutare l'ambasciatore italiano in Bosnia, che comunque ci seguiamo in Twitter e di sicuro lui sta seguendo quello di cui stiamo parlando oggi. Però quello che fanno le ambasciate, diciamo, fa sempre parte della, diciamo, la diplomazia culturale, soprattutto, e quella in qualche modo, insomma, la diplomazia che in qualche modo cerca di rispettare quelle che sono le politiche ufficiali di un paese. Io, attendendo diverse commemorazioni in giro per i Balcani, chiaramente mi sono vista con diversi rappresentanti diplomatici che venivano, insomma, alle commemorazioni e portavano, insomma, i fiori, ascoltavano i discorsi dei politici ufficiali, eccetera, eccetera. E voglio dire che, ad esempio, in caso di Jasenovac, ci furono negli anni passati diversi rappresentanti diplomatici che erano lì, insomma, presenti negli anni e anni. Quello che mi avevi chiesto è una domanda, diciamo, molto importante, quella sugli attori che sono presenti in questo processo dell'europeizzazione della memoria, ma non solo del livello europeo, ma anche nel consumo, diciamo, della memoria europea proprio a livello dei paesi che stanno cercando di diventare paesi membri. Allora, quando parliamo di attori a livello europeo, chiaramente ci abbiamo le istituzioni, ci abbiamo i rappresentanti delle istituzioni, ci abbiamo i membri del Parlamento europeo che sono molto attivi nel produrre e reprodurre la memoria dei propri paesi, integrandola, diciamo, a livello transnazionale. Chiaramente questi attori non possono operare da soli, perché devono avere il potere di produrre un documento, un'azione, un strumento di finanziamento a livello europeo, come risultato di questo processo di europeizzazione della memoria.
Chiaramente questi autori sono aiutati anche da noi ricercatori stessi che stiamo lavorando su questo tema, sono aiutati dai diversi centri di ricerca, sono aiutati dall'esistenza dei musei, dei monumenti stessi, perché a livello europeo possiamo adesso avere anche i musei europei, possiamo avere i monumenti europei che ricordano i momenti più cruciali della integrazione europea, e non solo a Bruxelles ma anche in giro per Europa. A livello nazionale poi, qui arriviamo su un interessante, perché è quello che ci interessa veramente. Sul livello nazionale, quelli che sono, diciamo, portatori della memoria ufficiale, chiaramente sono le istituzioni, sono i governi, quelli che trasmettono da un anno, da un governo all'altro governo, quelli che sono diciamo, i momenti più importanti, considerati come momenti più importanti di storia, della memoria di un paese. E questi sono tramandati tramite i giorni della memoria, tramite monumenti, tramite musei, eccetera, eccetera, eccetera. Però in un paese come ad esempio la Bosnia e Erzegovina, che è il paese più complesso che abbiamo trattato nel nostro libro, lì vediamo che, diciamo, a parte che ci sono diversi, diciamo, diversi rappresentanti di diverse etnie che sono presenti nel paese, abbiamo anche diversi livelli del governo, abbiamo diversi attori che stanno in qualche modo intervenendo, insomma, nel quello che è la politica della memoria del paese. E qui, da un lato, come Zoran spiega nel suo saggio, abbiamo le istituzioni, rappresentanti della politica della memoria europea, rappresentanti della comunità europea che sono presenti, ma come Aline Catou anche spiega nel suo saggio sul Mostar, lì vediamo che questi attori là, onestamente, stanno cercando di imporre un certo modello della riconciliazione, dell'interpretare il passato, che è completamente estraneo a quello che, insomma, la visione della popolazione in Bosnia e specialmente in Mostar. E Aline spiega molto molto bene, insomma, come con l'esempio della città di Mostar, con la ricostruzione del vecchio ponte di Mostar, come questo processo è evoluto negli anni, e come alla fine questa idea del, diciamo, di, in, di come dire, di metabolizzare questa narrativa europea, alla fine rigettato dal cittadino comune che vive a Mostar. E lei ha spiegato pure con il caso del cimitero di partigiani là, come si sono, come sono arrivati a avere questi backlash contro comunità europea, dicendo: ma insomma, c'è, cioè, la comunità europea, adesso dobbiamo interpretare la nostra storia tramite una prisma, una visione, diciamo, europea completamente estranea a quello che ci furono le nostre dinamiche. E Aline è stata molto molto brava, insomma, a spiegare queste cose, con un caso così così complesso come il caso di Bosnia Erzegovina. E tra l'altro, visto che siamo in Bosnia, mi aggancio subito. Nel libro, una cosa che può sorprendere o meno è il fatto che non è stato, diciamo, non c'è un saggio su Srebrenica. E uno, aprendo questo libro, potrebbe avere questo tipo di aspettativa, no? Nel senso che Srebrenica è probabilmente l'evento, delle guerre jugoslave che più è stato riconosciuto a livello europeo, che forse più di ogni altro comincia a diventare parte della memoria europea, e il fatto che ci sia sempre maggiore i fenomeni di negazionismo, secondo me, è anche prova del fatto che sta diventando parte della memoria europea, perché se non stesse diventando parte delle memorie, dello spazio della memoria europea, non ci sarebbe neanche forse il negazionismo. E la cosa che mi domandavo un po', Perché non si appunto, pensa? no, non perché, non, nel senso che se vuoi condividere il ragionamento che avete fatto, io credo che Srebrenica sia naturalmente qualcosa che occupa, magari appunto, ragionare su quello, cioè il valore è il fatto di aver portato l'attenzione in questo caso anche su Prijedor, su Mostar, su altri contesti, mentre appunto su Srebrenica c'è magari già una letteratura
un po' più consolidata. Mi interesserebbe capire un po' di più, magari in che modo, forse, se tu hai un'opinione in merito, la memoria di Srebrenica sia diventata parte della memoria europea. Nel senso, perché io la mia impressione ogni tanto è che Srebrenica sia stata inglobata in maniera così, in modo da costruire un nuovo mai più dopo Auschwitz, no? E questo processo, che è un processo di commemorazione, magari forse ogni tanto rischia di trascinare l'evento un po' troppo fuori dal suo contesto, non so se mi spiego, decontestualizzarlo troppo per farne commemorazione invece che magari comprensione vera di quello che è successo. Quindi su questo, magari questo ribalta un po' la visione. Finora abbiamo parlato di come l'Europa, cioè del processo di europeizzazione della memoria nei Balcani occidentali, potrebbe essere interessante guardare anche a come i Balcani occidentali influenzano la memoria europea, e Srebrenica è sicuramente la prima grossa influenza nella memoria europea più in generale, ecco, o nello spazio europeo della memoria, no? Sì, no, infatti ti ringrazio per la domanda, perché Srebrenica veramente non solo fa parte, diciamo, della storia dei Balcani, ma è veramente un momento molto molto cruciale anche nel processo di europeizzazione di paesi, e anche in futuro, diciamo, per i futuri rapporti fra la Bosnia e Serbia, Serbia e Croazia, Croazia e Bosnia, insomma, c'è tutta una triangolazione, insomma, per quale motivo Srebrenica è così importante. Diciamo che Srebrenica, come il caso, è stato molto elaborato, diciamo, nella letteratura, magari non dal punto di vista dell'europeizzazione della memoria, che ci furono già un po' di lavori su questo argomento. Io l'ho affrontato in diversi articoli scientifici che avevo pubblicato sul tema, però se leggi più attentamente magari la nostra introduzione e anche la conclusione, vedrai che noi sempre facciamo riferimento a Srebrenica come uno dei casi cruciali, sì, capire come la politica della, diciamo, la simbologia, diciamo, quella che porta, diciamo, europeizzazione della memoria, come non ha funzionato e come infatti è stato abusato, diciamo, la commemorazione di Srebrenica da parte del presidente serbo che si presentava lì, eccetera, eccetera, perché alla fine, come vediamo attualmente, Serbia non ha mai riconosciuto genocidio in Srebrenica, e diciamo gli atti simbolici che erano stati, diciamo, fatti dal presidente serbo, uno, l'altro, terzo, insomma, alla fine non hanno portato una comprensione, diciamo, dalla parte della popolazione serba su quello che effettivamente furono le responsabilità del governo all'epoca, e non ha portato, diciamo, a un cambio nella mentalità, nel capire delle cose, avere le nuove conoscenze, a anche dimostrare, insomma, qualche risentimento o pentirsi, insomma, per quello che furono le decisioni dei precedenti governi. Allora, teoricamente, quello che noi stiamo spiegando, diciamo, in introduzione e nella conclusione, è che il caso di Srebrenica è cruciale, però ci sono tantissimi altri casi che bisogna esplorare fino al fondo. Questo non sminuisce chiaramente, insomma, il valore del, diciamo, nel nostro esercizio, ma anche nemmeno il valore di quello che delle lezioni che possiamo trarre esaminando il caso di Srebrenica. Poi, quando parli di Srebrenica, quello che è molto interessante, diciamo, a livello europeo, che è stata veramente la prima memoria che è stata importata dal livello, diciamo, di Balcani a livello europeo. Però quello, c'è una spiegazione vera e propria per quale motivo genocidio di Srebrenica è stato, diciamo, è diventato parte, diciamo, di questo memory framework di cui ho parlato io nei miei lavori precedenti, cioè ovvero le, diciamo, le risoluzioni che sono state dal Parlamento europeo. Per quale motivo il Parlamento europeo ha fatto una risoluzione su Srebrenica, sul genocidio di Srebrenica, insomma, di un paese che non fa parte della comunità europea? Allora, teoricamente, comunità europea non si doveva occupare della memoria di altri paesi, si doveva occupare della memoria dei propri paesi membri. Questo, insomma, è
E una devo dare una domanda, una risposta molto molto lunga cercando di spiegare queste cose, però facendola veramente molto molto sintetica, c'è stato, diciamo, un impulso che è venuto dalle associazioni delle vittime e di quelli che hanno sopravvissuto Srebrenica, che è stata riportata a livello europeo, all'attenzione del livello europeo, soprattutto al Parlamento europeo, e hanno cercato di avere un supporto da diversi parlamentari europei, anche dalla presidentessa, la vicepresidentessa all'epoca del Parlamento europeo, cercando di avere una sorta di riconoscimento a livello europeo di quello che sono stati, diciamo, le perdite a livello umano in Bosnia e Erzegovina e soprattutto in Srebrenica nel 95. Allora erano le vittime stesse, le madri di Srebrenica, erano i genitori, i sopravvissuti, i vicini di casa, la gente comune che ha portato, diciamo, questa iniziativa a livello europeo. E a livello europeo l'ha accolta questa iniziativa e l'ha riconosciuta facendo una risoluzione. Il problema è che questa risoluzione poi, che è stata utilizzata come strumento della giustizia restauratrice, si può dire così, è stata trasmessa, diciamo, come una condizione soft alla Serbia, dicendo che a livello europeo ci abbiamo questa risoluzione, sarebbe bene che anche la Serbia riconoscesse questa risoluzione europea e che la Serbia crea una propria risoluzione che riconosce genocidio in Srebrenica così come è stato. Chiaramente poi qui entriamo nel gioco diplomatico e politico che Serbia ha fatto per diversi anni senza mai riconoscere effettivamente le proprie colpe e quello che c'è stato in Srebrenica. Però sto dicendo che sto portando questo caso, queste spiegazioni avanti per dire, insomma, per quanto importante è stato il caso di Srebrenica anche nel processo di europeizzazione verso altri paesi, e è servito come una sorta di, diciamo, condizionalità soft per confrontarsi col passato. Grazie, io ho visto che il tempo sta correndo, quindi non so, Luisa, se... No, infatti io cercherei di arrivare alla conclusione perché appunto siamo già alle 7 di sera. Ti farei forse un'ultimissima domanda prima di chiudere velocemente. Noi quando abbiamo lavorato in questi anni abbiamo cercato spesso degli interlocutori nella società civile balcanica con i quali fare un'europeizzazione della memoria a due livelli, cioè nella, quella nostra che includesse la vicenda balcanica e l'esperienza balcanica accogliesse un'idea di futuro dentro l'Unione Europea, quindi comunque un futuro riconciliato. E nel cercare abbiamo trovato tanti interlocutori molto coraggiosi, molto avanti, molto lontani da quei tatticismi politici che invece sono ben descritti nel libro. Il libro un po' li trascura questi soggetti, forse. C'è una ragione perché non sono... E non hanno un ruolo più centrale nel tuo ragionamento, gli sforzi straordinari di Documenta Zagabria o di Candic a Belgrado, insomma di tutto quel mondo che però ha avuto bisogno del sostegno dell'Unione Europea per lavorare in primis e che ha dato un contributo all'Unione Europea o alla società civile dell'Unione Europea. Con il suo coraggio, con le sue prese di posizione. Sì, ma in effetti noi ci siamo, diciamo, più concentrati su quello che sono gli attori, diciamo, istituzionali, come questo, diciamo, trasferimento avviene, questo downloading fra il livello europeo e il livello nazionale, cioè focalizzandosi principalmente su attori che hanno il potere di introdurre i cambiamenti veri e propri nelle politiche della memoria, perché chiaramente le organizzazioni non governative, magari RECOM, Documenta, come hai detto te, tutte le persone con quali ho collaborato quando ho fatto il mio dottorato di ricerca, insomma, belle interviste e belle giornate che abbiamo passato assieme a parlare del passato e del futuro, insomma, questi sono stati sempre attori molto importanti, però
a livello europeo, anche a livello nazionale, con un diciamo ruolo molto da principalmente gli spettatori, devo dire, cioè, perché non potevano influenzare in nessun particolar modo le politiche diciamo nazionali. Ad esempio Recum cercando il supporto per le proprie iniziative, le proprie idee, portare avanti le proprie idee, ha cercato supporto a livello europeo, è stato molto importante per diciamo per portare avanti il discorso sulla riconciliazione dei Balcani, per promuovere innanzitutto diciamo questo dialogo che è molto molto importante e molto necessario insomma nel tutta la regione dei Balcani occidentali. Chiaramente i nostri autori hanno esaminato un po' il ruolo di questi attori, noi li chiamiamo attori mediating actors, attori che comunque stanno in periferia, diciamo, del potere, perché appunto essendo organizzazioni non governative, allora gli attori non statali non possono avere, diciamo, non possono influenzare in maniera diretta, troppo diretta, diciamo, quello che sono le politiche della memoria di uno Stato, di un governo, perché con i governi diversi che si cambiano in continuazione nei Balcani, e non solo nei Balcani, abbiamo sempre le nuove politiche della memoria, nuove giornate della memoria, nuovi musei, nuovi monumenti, insomma il ruolo delle organizzazioni non governative, ma anche dei cittadini stessi, quando escono in strada, come ad esempio in Bosnia con David Dragicevic, il ruolo di cittadini veri e propri, insomma, è molto importante. Perché i cittadini, abbiamo notato recentemente in un articolo che sto scrivendo con altri due ricercatori italiani, con Davide Denti e Alfredo Sasso, abbiamo notato che insomma questi monumenti spontanei, queste riunioni di persone completi estranei che escono in strada e cercano di protestare e utilizzano diciamo strumenti della memoria, sono molto 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 importanti e comunque riescono a fare la pressione sugli ufficiali, sui rappresentanti dei governi per in qualche modo riflettere e introdurre i cambiamenti delle politiche della memoria, come col caso di David Dragicevic magari in Bosnia, che è stato veramente un caso molto molto importante. Chiaramente si tratta di avanguardia, noi ci teniamo nel nostro lavoro a dare loro forse una sovrarappresentazione rispetto al peso politico che riescono ad avere, come spesso capita per noi a casa nostra. Però senza queste avanguardie forse non c'è un futuro, quindi credo che sono comunque tra i risultati più interessanti di queste politiche della memoria, benché ancora ai margini e forse in un futuro riusciranno ad ottenere quell'egemonia culturale che spetta loro. C'è anche poi, credo, da ricordare in conclusione anche il fatto che nelle politiche della memoria c'è anche il sostegno a tutta la comunità della ricerca storica e scientifica nelle scienze sociali che viene dall'Unione Europea, e anche quello credo che abbia un ruolo nel lungo periodo a due livelli, no? Di portare dentro la narrazione europea vicende storiche non dell'Europa centrale, e quindi la storia dell'impero ottomano, la presenza dei musulmani europei, identità diverse anche dal punto di vista religioso, una presenza maggiore, che ne so, della religione ortodossa rispetto a quanto mai avuto nella vicenda, nella narrazione comune fino ad ora, è molto appunto franco-tedesca e che ha bisogno invece di incorporare un po' di mezzogiorno europeo e anche un po' di essere dopo lo sforzo post-89. Chiaramente dico tutto ciò in conclusione perché sento che tutti noi abbiamo bisogno di uno sguardo positivo nonostante la grande difficoltà del fare conti con una politica spesso al di sotto delle aspettative e delle necessità, perché se ci fosse una maggiore responsabilità, forse il processo di integrazione europea produrrebbe risultati migliori. In uno dei commenti che abbiamo ricevuto, te lo leggo così in chiusura, Lidia Campagnano dice: straordinario equilibrio, straordinaria serietà di ricerca, grazie e complimenti Anna Milošević. Quindi con questo
apprezzamento sincero e condiviso. Direi, Anna, che ci salutiamo e ti ringraziamo davvero di cuore di aver fatto questo intervento presso di noi. Spero ce ne saranno altre di occasioni. Per noi resta un tema fondamentale, non smetteremo di seguirlo e quindi anche di seguire il tuo. Ciao Anna, grazie Oh, mille. grazie a voi. Grazie mille, davvero, grazie mille. Grazie anche a Roberta Bertoldi che ci ha aiutato a gestire la diretta Facebook di questa serata. Ciao a tutti. Ciao.